affrontiamo lo studio di questo pilastro. È un pilastro in legno da verificare. Altezza 3,50 m, il carico è 80 kN, la sezione del pilastro è di 20 x 12 cm. E procediamo con il metodo delle tensioni ammissibili, che è un metodo, come ben sappiamo, superato dalle normative vigenti, ma che ha comunque un grande valore didattico e quindi lo insegniamo ancora nelle scuole perché aiuta ad avere una percezione più immediata di quelli che sono i procedimenti di verifica di progetto di una semplice struttura. E allora cominciamo a dire che utilizziamo un legno che è un abete bianco di prima categoria. Qui abbiamo l'estratto di un prontuario da cui vediamo che l'abete bianco di prima categoria ha una resistenza a compressione, si intende parallela alle fibre, di 11 N su millimetro quadrato. Queste tabelle possiamo scaricarle dal sito Roma Prof Construction. Guardiamo il menu superiore, voce tabelle. Oppure si possono utilizzare dei prontuari, ma devono essere prontuari un po' stagionati, perché nei prontuari più recenti non troviamo i valori delle tensioni ammissibili che si usavano un tempo. Ripeto, utilizziamo questo metodo per il suo valore didattico e di grande immediatezza. E allora, prima operazione da fare, abbiamo detto la verifica. Come si effettua la verifica? Calcoliamo la sigma massima all'interno della sezione generica del pilastro. Volendo essere pignoli, dovremo fare questo calcolo alla base del pilastro, perché al carico si somma anche il peso proprio del pilastro. Ma trascuriamo questo peso proprio del pilastro, ritenendolo poco significativo nei confronti del valore del carico. E allora, sigma massima è uguale a N fratto A. Lo sforzo normale è 80 kN, l'area è 12 per 20 centimetri quadrati. Riduciamo tutto a newton e millimetri. Quindi 80 per 1000, 80.000 newton. Qui possiamo scrivere 12 centimetri equivalgono a 120 mm per 20 centimetri equivalgono a 200 mm, quindi millimetri quadrati. Andando a fare il calcolo, il valore che otteniamo è questo. Valore che è decisamente inferiore alla sigma ammissibile, che abbiamo detto è di 11 N su millimetro quadrato. Per questo tipo di essenza, abete bianco, prima categoria. Ma la verifica non si ferma qui, perché dobbiamo controllare che non ci siano problemi di instabilità flessionale, cioè che il pilastro si possa flettere. E allora procediamo con la verifica a carico di punta con il metodo Omega. La formula è questa, sigma massima amplifichiamo, cioè il valore della sigma massima n fratto a, moltiplicandola per questo coefficiente di amplificazione che è omega, e che ricordiamo omega è dato in funzione della snellezza lambda. E allora dobbiamo calcolare proprio questa snellezza. La snellezza di un pilastro, di una trave, è data da questo rapporto, L con 0 su ρ minimo. L con 0 è la lunghezza libera di inflessione. Nel caso di una trave o di un pilastro incastrato, questa lunghezza è equivale al doppio della lunghezza della trave stessa, quindi scriveremo 2 per 3,50 metri. Ma dobbiamo calcolare il valore del raggio di inerzia minimo di questa sezione. Il raggio di inerzia minimo sarà quello relativo all'asse X. Ecco, se noi tracciamo qui l'ellisse principale di inerzia, il raggio di inerzia minimo è questo, e questo è il raggio ρ con X. Ricordiamo le formule della geometria delle masse, ρ con x è uguale alla radice di i con x fratto a. I con x è il momento di inerzia della sezione rispetto all'asse x. E allora calcoliamo i con x. Sezione rettangolare, se questa misura è b e questa misura è h, ricordiamo ancora dalla geometria delle masse, b h al cubo dodicesimi. E cioè uguale a b, che è 20 cm, per h al cubo, cioè 12 cm al cubo,
fratto 12. Questo è il valore del momento di inerzia che è espresso in centimetri alla quarta. Stiamo moltiplicando centimetri per centimetri al cubo. E quindi possiamo scrivere che il rho con x è uguale alla radice di (2880 centimetri alla quarta) diviso l'area. L'area è 20 per 12 centimetri quadrati. Effettuiamo i calcoli. Questo è il valore di rho con x, espresso in centimetri, e qui abbiamo centimetri quadri che possono andare fuori dal segno di radice. Bene, allora inseriamo questo valore, 3,46 centimetri. Ma qui abbiamo metri, qui abbiamo centimetri, omogeneizziamo, per esempio trasformando tutto in centimetri. Il valore che otteniamo è questo, della snellezza, ma la snellezza deve essere preferibilmente inferiore a 200, anzi deve essere inferiore a 200. Altrimenti abbiamo valori non attendibili. Ed è anzi opportuno che sia non superiore a 100. Preferibilmente è opportuno che non superi il valore di 100. E allora, vuol dire che questa sezione non è adeguata per quanto riguarda il carico di punta. Dobbiamo riprogettare la sezione. E questa sezione deve essere una sezione che abbia un raggio di inerzia tale da far scendere questo valore della snellezza e tale da far sì che non ci siano questi fenomeni di instabilità laterale. Allora, guardiamo un attimo questa formula. Poniamoci nella condizione limite, cioè stabiliamo che lambda deve essere un valore pari a 100. Allora scriviamo 100 uguale a L con 0 su rho minimo. Assumiamo rho minimo come incognita. Possiamo scrivere che rho minimo è uguale a L con 0 fratto 100. E quindi esprimendo le misure in centimetri, L con 0 è 2 volte 350 centimetri fratto 100. Il valore che otteniamo è 7. Quindi dovremo cercare di avere una sezione che abbia un raggio di inerzia minimo pari a 7. Ora, siccome abbiamo uno sforzo normale centrato, sappiamo che la sezione migliore è una sezione che abbia una doppia simmetria, che può essere una sezione circolare o quadrata. Quindi possiamo assumere una sezione quadrata. E deve essere una sezione il cui raggio di inerzia sia intorno a questo valore qui. E allora, ancora una volta utilizziamo le formule inverse. Partiamo da questa formula qui, che ci dà il valore del raggio di inerzia. Rho con x è uguale a radice di con x fratto a. Bene, consideriamo anche che se questa misura è b e questa misura è h, il momento di inerzia rispetto all'asse x sarà i con x è uguale a b h al cubo 12esimi, ma b ed h sono uguali, quindi possiamo scrivere h per h al cubo, quindi h alla quarta 12esimi. Questo è il modo in cui possiamo esprimere il momento di inerzia rispetto all'asse x. E allora noi stiamo cercando di individuare il lato di questo quadrato, che può essere b o può essere h, ma sono uguali. Quindi stiamo cercando ad esempio h. H, questo valore, è contenuto nella formula del momento di inerzia. E allora proviamo a risolvere questa equazione. Quindi formula inversa rispetto a i con x. E poi da i con x estraiamo il valore di h. Come possiamo fare? Anzitutto togliamo questo segno di radice che ci dà fastidio ed eleviamo al quadrato tutti e due i membri. Si può fare. E però che cosa succede? Che avremo rho con x al quadrato uguale a i con x fratto a. Qua si semplificano gli indici e quindi possiamo togliere il segno di radice. Abbiamo detto rho con x deve valere almeno 7. E allora poniamoci in questa condizione, limite. 7 è il valore che dovrebbe avere rho con x. Quindi 7 al quadrato è uguale a i con x fratto a. E
quindi ancora 7 al quadrato è uguale, ma con x abbiamo detto che si può scrivere in questa maniera, quindi h alla quarta fratto 12 fratto a, ma è che cosa è uguale? A b per h, b per h l'area di questo quadrato. E quindi possiamo scrivere che 7 al quadrato è uguale a h alla quarta su 12 per 1 su b per h, ma siccome b e h sono uguali, questo b per h diventa h per h, cioè h al quadrato. Quindi qui scriveremo h al quadrato. Semplifichiamo. Qui abbiamo 2. E quindi possiamo scrivere che 7 al quadrato è uguale a h al quadrato dodicesimi. Questa è la nostra incognita che possiamo risolvere facilmente. H al quadrato è uguale a 7 al quadrato, che è 49, per 12. Togliamo questo esponente, estraendo questa radice, e la radice di 49 per 12 è 24,25. Stiamo parlando di centimetri. Qui abbiamo infatti un valore che è espresso in centimetri quadri, h al quadrato. E quindi, estraendo il segno di radice, abbiamo questo valore, che possiamo arrotondare a 25 centimetri. Quindi possiamo assumere come ipotesi una sezione di 25 per 25 cm. E dunque, calcoliamo allora con precisione la snellezza di questa sezione, di questo piastro, di altezza 3,50 m e con una sezione di 25 per 25 cm. E allora lambda, la formula è sempre la stessa. La lunghezza libera di flessione è con 0, è il doppio sempre dell'altezza, quindi 2 per 350 cm. E quanto vale il raggio di inerzia minimo di questa sezione? Allora, ρ minimo, che può essere indifferentemente calcolato rispetto all'asse x, o rispetto all'asse y, perché i lati della figura della sezione sono uguali. Quindi radice di con x momento di inerzia rispetto all'asse x fratto l'area. A quanto è uguale di con x? Bh al cubo dodicesimi, quindi b e h sono uguali, quindi potremmo dire che b per h al cubo è uguale ad h per h al cubo, cioè h alla quarta. E quindi 25 alla quarta su 12. Questo è il valore che otteniamo, quindi l'area è 25 per 25 centimetri al quadrato. Andando a fare i calcoli abbiamo 7,2 cm. Questo è il valore della ρ con x, ovvero del raggio di inerzia minimo, che è la stessa cosa. Quindi scriveremo 7,2 cm. Effettuiamo i calcoli. E questo è un valore inferiore anche a 100, il che è un fatto positivo. E quindi va benissimo. E allora dobbiamo ricavare il valore del coefficiente omega in funzione di questa snellezza lambda. Come possiamo fare? Prontuario. Possiamo utilizzare queste tabelle che troviamo nel sito Roma Prof Construction. Nell'ultima pagina abbiamo i valori del coefficiente omega. E allora 97,22 approssimiamo a 98. Quindi come si procede? Scegliamo nella prima colonna il valore di 90, poi ci spostiamo a destra in corrispondenza alla colonna 8. Il valore che leggiamo è 2,13. A questo punto verifica. E allora n è 80 kN, quindi 80.000 N. L'area è 25 per 25, trasformiamo tutto in millimetri, quindi 250 mm per 250 mm fanno millimetri quadri.
Per omega, che questo valore qui è 2,13 ed è un valore adimensionale, cioè non ci sono unità di misura. E sviluppando i calcoli, il valore che abbiamo è questo, che è molto minore rispetto alla sigma ammissibile. Quindi in teoria potremmo utilizzare un pilastro di dimensioni minori, per esempio 22x22 o anche 20x20, si tratta di fare dei tentativi, cosa che potreste provare a fare a casa. E quindi abbiamo un valore che è di molto inferiore rispetto alla sigma ammissibile. Quindi potremmo anche provare a rifare i calcoli ipotizzando sezioni più piccole. Però se utilizziamo sezioni più piccole, 22x22, 20x20, avremo una snellezza che supera il valore di 100. In effetti fino al 200, abbiamo detto, la snellezza deve essere, non deve superare il valore di 200. Però è più affidabile il calcolo se ragioniamo con valori della snellezza intorno al valore di 100. Bene, ci fermiamo qui e dunque buon lavoro.